Io non le considererei ferite, questa immagine della ferita è una cosa cruenta. Sono forme che non hanno perduto la loro forma. Cioè, qualunque sofferenza, qualunque forma, ve lo dicevo poco fa, psicologica, emozionale, fisica, qualunque forma di sofferenza contiene vita, contiene vitalità. E quando la guardiamo dalla mente che si relaziona con le forme, vediamo la forma. E quindi, per esempio, ferite. Ma quando la guardiamo dall'attenzione presente si relaziona con l'energia, non con la forma, va all'essenza delle cose. E quindi nella densità di quel sentire vediamo, cominciamo a percepire la sensazione fisica. Infatti, quella densità comincia a perdere forma e spesse volte si allarga, si espande, come già abbiamo visto in altri insegnamenti, si espande, si allarga, diventa meno importante. E voi siete più presenti. Perché siete più presenti? Perché quell'energia vitale che era contenuta in quella forma si è liberata e nutre la presenza.